mio nonno torna qui nel 911. Erano a Marsiglia, avevano due laboratori di falegnameria. Viene giù in Calabria e da due figli apre anche un negozio di legnami. Mio padre poi va avanti fino al 1969. 69 poi, diciamo, è stato male, è morto. L'azienda la prendiamo io e mio fratello. Poi abbiamo comprato questo terreno che è circa 10.000 metri con la prospettiva, non come dire, di ingrandirci tanto, perché a me è piaciuto fare sempre le cose belle, d'eccellenza. Ciao Raffaella, come Come stai? stai? Come stai? Come Come stai? sto? Ogni tanto Bene, mi fai insomma, ogni vedere. tanto mi faccio vedere. È noce nazionale, naturalmente tinteggiata perché la noce nazionale va tinteggiata tutta, però rimane intera la fiammatura, lo si vede sotto la tinta perché proprio è la prima parte del tronco, no? La noce tende a, come dire, a decolorarsi e per questo si dà una tinterella, l'anilina, la famosa anilina, no? Una volta lo si faceva con le bucce della noce, si bollivano e la stessa tinta che veniva fuori si riutilizzava per tingere il legno, insomma una cosa bella, ma i tempi moderni non consentono più di fare quelle cose. E qua ci è voluto tutto azzeccato, poi sti corpi qua. L'artigianato d'eccellenza non ha mai avuto un attimo di respiro. Io mi ricordo che siamo stati sempre soffocati dal lavoro, quindi vuol dire che la crisi c'è in questo momento ed è pure terribile. Però io in questo periodo di crisi le commesse che arrivano non posso esaudirle perché sto per chiudere, ho 72 anni, e ho fatto una vita sempre di lavoro insieme a mio padre, poi a mio fratello eravamo in società, il destino mi ha tolto un figlio che ormai aveva preso in mano l'azienda in un incidente stradale, quindi. Questo è, come dire, un colpo al cuore perché sono nato, come dire, qua impastato nella segatura, nel legno. La mia passione era quella di fare l'avvocato, però devo dire che forse ho avuto più soddisfazione nella vita, no, facendo l'ebanista. E raccomanderei ai giovani di intraprendere un'attività artigianale, anche perché il posto fisso è finito. Sono rimasto solo dopo 100 anni di storia. Quello che mi duole è che questa sigla, che è stata per una vita Cosenza Domenico, Falegnameria Cosenza Domenico, adesso purtroppo bisogna mettere i cosi. Mi augurerei che mio figlio, essendo architetto, no? Qualche mobile me lo disegna pure lui per la verità, che prendesse questa strada. Non sarei scontento.